Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano le celebrazioni per il trentennale della strage dei Georgofili, l'attentato mafioso che colpì al cuore Firenze nel 1993. Celebrazioni anche in Consiglio regionale con tante iniziative da parte dell'Assemblea legislativa per non dimenticare le vittime. A 30 anni dalla strage dei Georgofili, nella notte tra il 26 e il 27 maggio del 1993, la Toscana non dimentica. La memoria dell'attentato mafioso che sventrò la storica Torre de' Pulci uccise 5 persone e ne ferì 41 è ancora viva. Proprio per trasmettere alle nuove generazioni un forte messaggio di condanna contro ogni forma di violenza e criminalità organizzata, il Consiglio regionale, nella programmazione delle celebrazioni del trentennale, dopo un incontro al Teatro La Compagnia, ha accolto in Palazzo del Pegaso Tina Montinaro, moglie del capo scorta di Giovanni Falcone, Antonio Montinaro, deceduto assieme al giudice nella strage di Capaci del 1992, la presidente dell'associazione Quarto Savona 15, che ha l'obiettivo di mantenere viva la memoria trasformando il dolore in azioni concrete, ha incontrato una rappresentanza del Parlamento regionale degli studenti. Una giornata in cui non solo facciamo memoria, ma serve anche soprattutto ai più giovani per comprendere. Sono stato pochi minuti fa a vedere la Quarto Savona 15 che abbiamo deciso come Consiglio regionale di portare qui. Era l'auto della scorta di Giovanni Falcone. Ora è vicino ai Georgofili, dove purtroppo 30 anni fa una delle stragi più grandi che colpì la nostra regione lasciò il segno anche in Toscana. E allora comprendere queste ragazze, questi ragazzi non erano ancora nati ed erano lì a farsi domande. Penso che la politica debba fare questo, debba costruire condizioni non solo per fare memoria ma anche per comprendere quello che è accaduto. È chiaro, oggi c'è una mafia differente, non è la mafia delle stragi, ma è una mafia che si insinua nelle difficoltà delle imprese, delle famiglie, tante. Allora noi dobbiamo tenere alta l'attenzione, lavorare insieme alla magistratura, lavorare insieme alle forze dell'ordine, a cui voglio dire un grande grazie per quello che fanno ogni giorno. E credo che questo sia uno dei compiti della politica, specialmente in una regione come la Toscana, una regione che non si è mai voltata dall'altra parte e che su questi temi qui vuole stare in prima linea, vuole costruire anticorpi perché quello che è accaduto non accada mai più. Un valore molto, molto importante va trasmesso a tutti i giovani, perché giustamente sono passati 30 anni e 31 per la strage di Capaci, quindi bisogna informare i giovani proprio per fare capire che cosa è successo nel nostro paese e chi sono stati e quei criminali, perché bisogna chiamarli in questo modo, solamente dei criminali. Per me insomma è un onore essere presente qui e anche un dovere. E quindi insomma ringrazio la regione, ringrazio il comune per la presenza, però è importante parlare con i giovani. I giovani devono darsi da fare, devono essere curiosi, si devono fare delle domande e devono capire che cosa è successo nel nostro paese 30 anni fa, 31 anni fa. L'arresto di Matteo Messina Denari, insomma, chiaramente per noi è una grande soddisfazione, perché è stato arrestato l'ultimo stragista e quindi è chiaro che per noi dire insomma finalmente è stato arrestato. Però questo non significa che la mafia non esiste, ecco perché bisogna parlare ai giovani. Abbiamo una mafia che si è evoluta, abbiamo una mafia che comunque continua a lavorare, lo fa in modo diverso, ma sono comunque dei criminali e comunque dei mafiosi. Parliamo anche di provvedimenti emessi dall'Aula del Consiglio regionale con una proposta di legge approvata all'unanimità e che riguarda l'adeguamento contrattuale del personale degli organi politici di Consiglio e Giunta.
L'Assemblea toscana ha approvato all'unanimità la proposta di legge che adegua il profilo contrattuale del personale degli organi politici di giunta e consiglio. Il testo autorizza le regioni a utilizzare un meccanismo di contribuzione non legato al contratto funzioni enti locali, ma a quanto già previsto per il personale a supporto dei ministeri. Con la legge che il Consiglio regionale ha approvato, anche a seguito del decreto legge 44 del 23 di pochi giorni fa, si è arrivati quindi a stabilire che il trattamento economico accessorio del personale, degli staff, degli organi politici, del Consiglio regionale e della Giunta possa gravare direttamente sul bilancio regionale e non più sul fondo del salario accessorio del personale della Regione Toscana. Questo ovviamente è un principio che opererà per il futuro, mentre per il passato, in particolar modo per l'anno 2022, si è stabilito di poter procedere, grazie a questa legge, ad un incremento del fondo del salario accessorio pari alle risorse necessarie per coprire il trattamento economico accessorio del personale degli staff politici. Si tratta quindi di un atto importante che permette di superare quanto era stato stabilito dalla sezione regionale della Corte dei Conti, che aveva sospeso il giudizio di parifica lo scorso anno relativamente al rendiconto del 2021. Lo si era già superato con la legge regionale 2 del 23, che tuttavia aveva generato non poca discussione tra il personale della Regione. Oggi, abrogando quella legge, si mettono da parte anche tutte le questioni e le controversie che hanno caratterizzato il trattamento economico del personale, degli staff e degli organi politici. Un passo in avanti importante che permette però alla Regione Toscana di allinearsi anche alle richieste che sono state avanzate dalla Corte dei Conti. Ma una decisione unanime che tiene fede a un impegno, quello di tutto il Consiglio regionale della Toscana, di risolvere una questione relativa al personale, non soltanto quello a tempo determinato delle strutture politiche, ma dà una risposta nel contempo a tutto il personale della Regione Toscana che costantemente e quotidianamente lavora in tutte le strutture della Regione, mettendo in sicurezza delle risorse per i fondi accessori, delle stanze portate avanti dalle organizzazioni sindacali, le quali noi abbiamo speso fin dall'inizio il nostro impegno politico come Italia Viva e come gruppo di maggioranza per fare in modo che tutto il personale della Regione Toscana abbia il livello di retribuzione che le compete rispetto alle aspettative che giustamente un dipendente aveva acquisito nel corso del tempo, e nel contempo abbiamo dotato le strutture della politica di una dotazione, così come è prevista da una legge nazionale, in linea perfetta, in condivisione fra tutte le forze politiche, come quello che è corretto che sia. Sì, sicuramente l'approvazione di questa legge, che di fatto va a sanare una situazione che era derivata da delle censure puntuali che aveva, diciamo, rilevato nei confronti di Regione Toscana la Corte dei Conti. Va a sanare che cosa? Quella che era di fatto una disparità di trattamento che vedeva contrapposti da un lato il personale di Regione Toscana, dall'altro lo staff dei gruppi politici. Una questione che ha naturalmente una caratterizzazione decennale e che è stata risolta solamente, diciamo, qualche settimana fa da parte del governo. Tutto questo aveva generato un contenzioso che naturalmente aveva coinvolto Regione Toscana, che nelle more di questa sanatoria, perché se così diciamo vogliamo definirla, aveva appunto determinato una forte contrapposizione, naturalmente anche con una forte, diciamo, contestazione da parte del mondo sindacale. C'è da dire una cosa, questa, diciamo, legge nasce sostanzialmente come una marcia indietro che si fa tenuto conto della normativa sopravvenuta a livello nazionale. Ciò non toglie che il metodo con il quale siamo arrivati, diciamo, a fare il precedente testo di legge, a licenziare il precedente testo di legge a gennaio, è stato un metodo che ha visto poca concertazione, soprattutto nel confronto con il personale, sia delle strutture sia dei gruppi politici. Ecco, io credo che per non dare l'idea che, come dire, si arrivi a fare delle norme che poi in un certo senso mettono delle toppe rispetto a situazioni che andavano forse gestite con una maggiore cautela, ecco, io credo che questo deve insegnare soprattutto a chi ha responsabilità di governo che talvolta il metodo può naturalmente, diciamo, fare la differenza. Ecco, questo io credo che sia una censura che mi sento di fare. La situazione l'abbiamo risolta, ma non cambia il modo in cui è stata gestita. Spazio anche ai temi legati all'Europa con l'apposita commissione del Consiglio regionale che ha incontrato oltre 80 studenti di Montevarchi nell'ambito del progetto Erasmus+.
L'Europa come grande opportunità è il messaggio arrivato durante l'incontro che si è tenuto nell'auditorium del Consiglio regionale tra 84 studenti dell'Istituto Benedetto Varchi, vincitori di un progetto nell'ambito del bando Erasmus+, e la Commissione Europa dell'Assemblea Toscana, presieduta da Francesco Gazzetti. Le 8 classi terze della scuola di Montevarchi si sono infatti aggiudicate il finanziamento da 30.000 euro offerto per stimolare l'insegnamento e la ricerca sull'Unione Europea. È con grande soddisfazione che abbiamo aperto anche questa nuova fase di lavoro della Commissione Europa, anche qui con un lavoro condiviso, un lavoro che tiene di conto anche delle energie e soprattutto delle idee che nascono agganciate all'Europa sul territorio della nostra regione. Quindi davvero un'iniziativa da ripetere e un'iniziativa dalla quale abbiamo soprattutto noi imparato molto, e credo che questo sia un elemento positivo da appunto replicare e far crescere ancora di più. Stanno facendo un bellissimo progetto triennale di approfondimento e conoscenza della dimensione della cittadinanza europea, del loro essere europei. Oggi li abbiamo ascoltati, ci hanno fatto vedere i primi risultati del loro lavoro, video molto ben costruiti, autoironici, intelligenti, ed è stato bello dialogare con loro, essere a loro a disposizione. Credo che una politica più vicina alle esigenze dei cittadini, più consapevole di che cosa vuol dire abitare le istituzioni scolastiche anche da studenti, oggi possa essere più utile anche alle decisioni pubbliche e agli indirizzi politici che noi dobbiamo determinare ogni giorno. Ed è stato molto bello raccogliere anche le loro suggestioni, come dare loro la dimensione, una dimensione della politica che forse non conoscono, non immaginano e che può far venir voglia a loro, anche a loro, di condividere l'impegno nelle istituzioni. Erano anche molto belli e simpatici, quindi una bellissima mattinata che ripeteremo poi con altri 80 ragazzi del medesimo percorso. In Palazzo del Pegaso anche la presentazione di un libro che ha un obiettivo molto importante, quello di sensibilizzare al massimo sulla fibromialgia. La fibromialgia come non è mai stata raccontata in un romanzo verità in cui l'autrice si conferma indagatrice attenta e appassionata dell'animo umano. È il libro di Pietrina Oggianu Avrei voluto urlare, presentato in Palazzo del Pegaso, che ha ricevuto il patrocinio del Comitato Fibromialgici Uniti. Il volume, attraverso la sua protagonista Pitti, approfondisce una malattia poco conosciuta e spesso ignorata, che colpisce soprattutto donne in età adulta. C'è la mia storia, innanzitutto, ovviamente, perché io penso che per poter raccontare agli altri bisogna prima raccontarsi, per cui chiaramente ho voluto raccontare quello che è la mia esperienza vissuta sulla mia pelle, e quindi la malattia, quello che comporta essere malati da sindrome da dolore cronico diffuso, quello che significa vivere con la fibromialgia, una malattia appunto non riconosciuta, che chiaramente ti porta anche ad avere un impatto molto forte a livello sociale, perché spesso veniamo appunto emarginati, veniamo etichettati, non veniamo compresi. Questo sia nell'ambito lavorativo ma anche proprio nell'ambito sociale di tutti i giorni. È una patologia sulla quale la Toscana ha fatto tanto negli scorsi anni, abbiamo riconosciuto un percorso diagnostico terapeutico, stiamo cercando di implementarlo ormai in tutte le aziende sanitarie, c'è un percorso, un centro di riferimento per la fibromialgia, però, e questo è il tema della giornata di oggi, spesso la fibromialgia è difficilmente diagnosticabile, ma soprattutto è difficilmente creduta, perché è una forma che genera un dolore diffuso e ovviamente poi sul posto di lavoro, nei rapporti con i familiari, spesso chi è affetto da questa patologia, oltre a soffrire, deve farsi carico anche del fatto di non essere assolutamente riconosciuto nella propria sofferenza. E il libro di oggi è una bella testimonianza, importante testimonianza sulla vita di una paziente fibromialgica, e quindi è un modo per rendersi conto che cosa vuol dire essere affetti davvero a fibromialgia. Questi dunque erano i temi principali trattati dall'Assemblea Toscana negli ultimi giorni. L'appuntamento, come sempre, è per la prossima settimana su RTV 38. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Arrivederci.